La nuova e durissima bocciatura del tavolo ministeriale di monitoraggio della sanità sui 38 mesi di governo del comparto da parte del centrodestra conferma tutti gli allarmi lanciati in questi mesi. Fino ad oggi il centrodestra non ha espresso una governance efficace e azioni concrete sulla rete ospedaliera e sulla medicina territoriale. La sanità non governata ha prodotto un disavanzo strutturale di 107 milioni di euro per il solo 2021. L'Abruzzo è ancora senza il piano operativo e la programmazione della rete ospedaliera e della rete territoriale collegata alle risorse PNRR. E cosa gravissima, non solo non ha ancora recepito le prescrizioni ministeriali arrivate dai tavoli passati, ma non ha ancora programmato la sanità futura, tanto che i tecnici chiedono la trasmissione della bozza di programma operativo 2022-2024, criticità non da poco che rischiano di diventare insuperabili nonostante le risorse disponibili e quelle aggiuntive arrivate per affrontare l'emergenza Covid. Questo è il commento dei gruppi del PD, Legnini presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto, a fronte delle notizie contenute nel verbale dell'ultimo tavolo ministeriale di monitoraggio tenutosi a dicembre. Allora, questi conti non tornano. Sì, ma oltre al tema dei conti c'è il tema davvero significativo dell'enorme mobilità passiva che è esplosa in questi anni, il che significa che in questi ultimi mesi e con la legislatura Marsilio Verì, migliaia di abruzzesi in più rispetto al passato vanno a farsi curare fuori, ed è un dato significativo perché il Covid c'è stato in tutta Italia oltre che in tutto il mondo, quindi è un dato che ovviamente non può essere utilizzato col solito alibi c'è stato il Covid, perché da qui sono andati via, purtroppo in altre regioni sono arrivati i pazienti abruzzesi. Gli altri dati sono il crollo di importanti prestazioni quali gli screening oncologici, la reazione ai tempi di emergenza urgenza dei 118, le fratture di femore e l'assenza totale di programmazione. Se potessi dire davvero dal verbale, quello che emerge con chiarezza è che anche il Ministero ha certificato questa è la giunta più lenta della storia della Regione Abruzzo. È una situazione assolutamente grave che abbiamo descritto durante la conferenza stampa, descritta nel dettaglio dal collega Paolucci. Io vorrei soffermarmi soprattutto sulla grave situazione teramana, il grande bluff del nuovo ospedale di Teramo, mentre hanno predisposto e programmato la costruzione del nuovo ospedale di Avezzano, Vasto e Sulmona, su Teramo è tutto fermo, mancano oltre la metà delle risorse necessarie e questo è il grande bluff della giunta regionale di Marsilio e Verì. Qual è la ricetta per raddrizzare la situazione? Beh, intanto avere coraggio a programmare. Non si può arrivare a un'intera legislatura che non vi è un solo atto della programmazione, una sola scelta in sanità, con risorse in cassa come quelle dell'edilizia che non vengono utilizzate perché non si approva un solo programma. Si galleggia, si fa propaganda e si dice che è tutta colpa del Covid. Atti di programmazione, così come il tema della mobilità, sono presenti in altre regioni che hanno avuto il Covid come l'Abruzzo. In realtà Marsilio, la Verì e la sua giunta e la sua maggioranza sono largamente inadeguati. Grazie.